Ok, questo è partito. Vediamo un attimo ancora questo. Perdonate solo un secondo e cominciamo. Cos'è questo? C'è il ritorno di fiamma. Si faceva? Non mi ricordo più. Devo andare su Zoom. Ci sono. Ok, questo è andato. Io mi posso presedere, se non c'è nessuno. Perdonate che ho le sequenze. Le sequenze atrofizzate, gangli della base, nucleo caudato stanno funzionando male, cioè non mi ricordo più che devo fare. Perdonate, che devo fare qua? Devo uscire dalla presentazione. Non mi va a uscire. Ci sono quasi. Sono. Ah, ne ho aperti due, per questo lo stupido. Speriamo non fa pasticci. Vabbè. Voi vedete la presentazione, vero? La vediamo. Cioè, però c'è qualcosa di strano. No, no, scusate, sono semplicemente io che sono evidentemente disavvezzo a questa cosa. Noi riprendiamo il discorso lasciato prima di Pasqua. Forse è meglio che uso il microfono. Per chiudere con la depressione, come vi ho già anticipato, con molta onestà, pur non essendo in programma, penso che sia giusto che un'ultima parte relativa ai disturbi affettivi vi sia comunque in qualche modo presentato, sia per una. Due persone, tre persone, quattro persone, tutti assieme. No, ero rassegnato a fare lezione in aula vuota. Ok. E dicevo, nei fatti noi abbiamo chiuso prima delle vacanze, guardando questa zona molto ampia di sovrapposizioni tra depressione e disturbi del sonno. Non ritorno su quanto già detto, ma abbiamo chiuso con quella che è la cosiddetta depressione stagionale, soprattutto nella variante poi largamente più diffusa, che è quella invernale, che rimanda strettamente anch'essa ai disturbi del sonno. Perché? Perché il trattamento che viene usato tipicamente per la depressione stagionale è l'esposizione alla fototerapia. Di nuovo uno si può chiedere che c'entra col sonno, in realtà c'entra, anche se diventerà più chiaro più avanti nelle lezioni, perché la fototerapia è una metodologia, è una tecnica che punta a risincronizzare gli orologi biologici. E quindi in qualche modo l'efficacia terapeutica antidepressiva stagionale, perdonatemi questa espressione, è di nuovo mediata da
un meccanismo che rimanda ad alterazioni della regolazione dei ritmi biologici, in questo caso qua dei ritmi circadiani sonnoveglia. Vi avevo detto di questa parte finale che avrei voluto fare sulla depressione postpartum, sia perché a tutti gli effetti è un altro disturbo nella gamma dei disturbi depressivi, per quanto molto onestamente non sia compresa nel Carlson. Qui vedete descritto in un articolo di, stiamo parlando del New England Journal of Medicine, è il giornale probabilmente più prestigioso in assoluto della medicina, per capirci, la sperimentazione su Pfizer, su Moderna sono stati pubblicati esattamente sul New England Journal of Medicine, e racconta in una rivisitazione delle conoscenze disponibili sulla depressione postpartum il caso che qui vedete descritto. Stiamo parlando di un disturbo dell'umore che è conseguente all'evento, al parto sostanzialmente. Qui si racconta di un intervallo critico, su questo poi torneremo, capirete che in qualche modo è cruciale, di 6 settimane successive al parto, in cui la madre racconta i primi passi evidentemente del suo essere madre, nulla di particolare, problemi col sonno del bambino eventualmente, pianti, preoccupazioni, ma sono cose relativamente normali nella scoperta, nella novità del mestiere di madre, se tale vogliamo chiamarlo. Il disturbo, come dire, ha una sottile linea di confine fra una vera e propria patologia, che è la depressione postpartum, che riguarda come prevalenza una forchetta che va dal 10 al 13% della popolazione delle donne, con una maggiore probabilità nelle primipare, cioè in quelle che per la prima volta hanno un'esperienza di gravidanza. Diceva, la sottile linea di confine è quella relativa alla cosiddetta disforia postparto. In inglese si usa il termine blues maternity, baby blues, maternity blues, ma solo per indicare variazioni dell'umore nei giorni, nelle prime settimane appena successive al parto. Mentre la depressione postpartum, di cui parleremo fra un po', è la variante che individua un vero e proprio disturbo depressivo, la seconda è un evento assai più comune. Come si andava avanti? Oddio. You're exhausted. Scusate. You're unsure if breastfeeding. Perché non so, oggi sono incapace. You're exhausted. You're unsure if breastfeeding is going right. Why is the baby crying? I mean, there can be a wide range of emotions in the first couple weeks. 80% of women will experience this. And that's, we kind of label that as kind of the baby blues. So that's normal. Expect that to happen. And there's a light at the end of the tunnel. However, for about 15% of women, it goes beyond that. And that is what we would label as postpartum depression. If they start experiencing symptoms 9 months down the road, they don't necessarily relate it back to the pregnancy. But really anything in the first 1 year we would label as postpartum depression. Classic symptoms of depression, feeling hopeless, crying too much. Sometimes it just shows up as irritability. Of course, if you're ever having feelings of wanting to hurt yourself or wanting to hurt others, we need people to seek out help immediately. The biggest thing that I want to instill to women is that they just need to be open about it. There's no need to feel shame, to blame themselves. They are not being bad moms. They shouldn't feel like failures.
They just need to be open about it. Prevediamo un altro, però ribadisce già quello che vi ho detto. C'è una variante che potremmo dire all'interno dello spettro dei comportamenti normali. Variazioni dell'umore successive alla gravidanza possono interessare una platea di donne, di madri e prevalentemente di primipare fino all'80%. La stessa psichiatra la definisce normale come una risposta di adattamento alla nuova condizione che è destinata naturalmente ad estinguersi. In alcune madri, tutte quelle che sono le normali preoccupazioni per la nuova vita, l'alimentazione, il sonno, la sicurezza, invece si cristallizzano andando a determinare ben oltre le prime settimane postpartum una vera e propria sindrome depressiva. Come diceva anche il video, i sintomi sono gli stessi della depressione. Il pianto, la sensazione di essere senza speranze, spesso anche le fantasie suicidali. E aggiungiamo, se possibile, lo diceva anche il video, quell'aspetto, se volete, di vergogna. Perché di vergogna? Perché stai vivendo i primi mesi successivi a un evento che univocamente dovrebbe essere vissuto come bello, positivo e tutto quello che voi volete, e nei fatti sei accompagnata da uno stato dell'umore completamente opposto. Ah, Ciccio, perché? No. I didn't know much about postpartum depression prior to giving birth. It just wasn't something that was discussed. I definitely didn't want anyone to know, and I don't think I even talked to my family much about it. I think my mother only found out recently that I had even gone through, real postpartum. Postpartum depression is a mood disorder that can affect women shortly before or soon after childbirth. Any woman, regardless of her race, age, social, economic, or educational background, can be impacted by this condition. In the first 3 weeks or so, I started noticing that I just felt just completely overwhelmed and stressed, and, it definitely was not going according to plan. 80% of women experience the baby blues. Transient anxiety, worry about, am I a good enough mom? Am I going to be able to do this? Am I going to be able to resume my normal activities? Those symptoms go away within the first few weeks of delivering a baby. Postpartum depression may seem like it starts out that way, but the ruminations, the obsessions, checking locks sometimes, going to the crib and making sure the baby is safe all the time, not being able to sleep, feeling disconnected from her baby or her husband or her family, becomes very problematic. She's unable to function, and those symptoms become daily and intrusive and are present within a month of delivering a baby. I was a mess. I was crying. I could not seem to shake that sort of overwhelming feeling that I had. I think I always worried about something happening to my babies or me. I think it was constantly in my head then, like I couldn't relax. I was just very wound up and, constantly checking on them. There's an overwhelming sense of anxiety as well as sadness. And there's also the tendency to isolate, and the chance for suicide is much greater in postpartum depression. I learned about the NIH treatment study
via the internet and research that we were doing. Postpartum depression can be treated by psychotherapy. It can be treated by medication. Individual therapy or group therapy can be very helpful to a woman with postpartum depression. It's important for women to seek out help from a healthcare professional because that individual will be more prepared to either intervene immediately with a medication or to recommend other approaches to treatment. I would like other moms to know that it's okay, you know, it's normal if you do have. Una cosa penso che vi debba aver colpito, spero che vi abbia colpito, è che nell'intervista dello psichiatra si presentano quasi come equivalenti i trattamenti farmacologici e i trattamenti con psicoterapie. E come è noto, stiamo parlando di trattamenti che hanno un bilancio di costi e benefici molto diverso nei termini del paziente. Ricordate che nel caso specifico di questo tipo di pazienti c'è anche un altro aspetto da considerare tra gli aspetti negativi, i costi del trattamento farmacologico, ed è il passaggio attraverso l'allattamento dei farmaci stessi. Quindi c'è un'ulteriore controindicazione che debba portare probabilmente alla sospensione dell'allattamento naturale, se vuoi evitare. Oddio, scusate, sono imbranatissimo oggi. Una cosa è certa, un aspetto di casus primario deriva dal bilancio ormonale. È evidente che l'evento gravidanza è accompagnato dal punto di vista biologico da un'alterazione temporanea del bilancio della maggior parte degli ormoni sessuali. Questo però, detto fra noi, corre il rischio di essere una quasi banalità e certamente rende ragione eventualmente della variante che abbiamo definito, fra virgolette, normale, la disforia al postparto, se vogliamo usare il termine italiano, o il baby blues, se vogliamo usare il termine inglese. Ma non rende ragione della vera e propria patologia depressiva, che più propriamente viene definita depressione postpartum, che si manifesta successivamente, addirittura a volte compare molti mesi dopo l'evento parto, con una difficoltà di collocare, riferito al parto stesso, l'inizio della storia depressiva. Una cosa è certa, come è vero per la depressione maggiore, per la depressione unipolare, la ricerca di eventi nella storia personale del paziente che siano predittori della possibilità di sviluppo di depressione postpartum individua sostanzialmente la stessa classe di predittori che esistono per la depressione unipolare, cioè una storia pregressa di eventi depressivi, una storia familiare di disturbi dell'umore e sostanzialmente tutti gli altri predittori come l'abuso infantile della depressione maggiore. Quindi sostanzialmente il quadro predittivo, cioè chi a parità del 100% delle madri che hanno un bimbo, una bimba, può o non può sviluppare, sostanzialmente la gamma di predittività è la stessa della popolazione normale di sviluppare depressione. Anche qua non si fa un grande passo in avanti nella definizione eziologica del disturbo. Di sicuro anche in questo caso è più difficile valutarlo, però di ragione potete immaginarlo, però come vedete in questo caso su un registro di gemelli,
sul registro di gemelli, ovviamente donne che hanno avuto esperienza di parto, è stato possibile produrre uno studio che col modello classico ha confrontato mono e dizigoti e di nuovo ha trovato una presenza apprezzabile di ereditabilità. Cioè vuol dire che il confronto fra la concordanza per il tratto fra le due gemelle madri monozigote e quelle dizigote è molto maggiore fino ad arrivare a un 25% del contributo ereditario. Anche qua è quasi banale dirlo, stessa conclusione usata molte altre volte. Ci dice che c'è un fattore anche di base genetico, ci dice che come al solito, anche se non sappiamo quale, è un fattore di predisposizione, ma ci dice che come al solito tutto il resto non è genetica ed è evidentemente la storia individuale del paziente, o meglio della donna che poi svilupperà successivamente la depressione. Di nuovo, a confronto, i due tipi di alterazione dell'umore e disturbo depressivo. Ripeto, nel caso della baby blues, nel caso della disforia postparto, è qualcosa di temporalmente molto vicino al parto stesso e per la quale, ripeto, l'ho già detto prima, la variazione del bilancio di tutti gli ormoni sessuali fa da probabilmente fattore di innesco biologico. Ma evidentemente, stante la sua natura, sia situazionale a cavallo del parto, sia legato agli sbilanciamenti ormonali, ne segue l'andamento naturale e quindi nel giro di pochi giorni o settimane si estingue. Si estingue quindi solo con delle variazioni umorali a cavallo del parto. Storia diversa invece la depressione postparto. Come ho detto prima, per un intervallo molto più lungo dei primi giorni delle prime settimane, fino ad arrivare addirittura a molti mesi dopo il parto, si sviluppa la patologia depressiva, a volte addirittura con difficoltà di riferirla all'evento parto. Ovviamente hanno numeri molto diversi, come già detto, quasi tutte o la maggior parte delle donne, soprattutto se primipare, sottolineo il primipare per ovvie ragioni legata alla peculiarità addizionale dell'esperienza dell'essere madri e anche delle preoccupazioni per l'essere madre, riguarda percentuali, come vedete, molto molto ampie, tanto dal dire che è un fenomeno assolutamente comune successivo alla gravidanza. Un numero, vi ho detto, di una forchetta che va fra il 10 e il 13%, anche qua come al solito i dati di prevalenza vanno presi con una certa cautela, invece poi sviluppa la variante depressiva. Quindi è un disturbo depressivo che, presa questa popolazione particolare di madri, ha dimensioni in qualche modo importanti. Va aggiunto un terzo quadro, anch'esso patologico, che è quello a cui prima accennavamo, o meglio, ne accennava la madre di colore che veniva intervistata in quel filmato, che invece aveva sviluppato la variante di psicosi postpartum. La psicosi postpartum ugualmente è un disturbo importante, per fortuna molto raro rispetto al 100% delle madri. Anch'esso non è immediatamente vicino all'evento parto e ha fra i fattori di rischio storie di disturbi bipolari o storie di disturbi nello spettro degli disturbi psicotici, schizofrenia o schizofrenia con disturbi affettivi. È per fortuna molto rara perché
quei casi che ogni tanto ci hanno raggiunto, perché sono eventi mediatici spesso abbastanza forti, di uccisioni, di violenze, di abusi infantili, sono quasi sempre associati a questa variante, a quella della psicosi postpartum piuttosto che la depressione postpartum, e quindi possono portare anche a veri e propri infanticidi, oltre che a tentativi di suicidio. Ma ripeto, è assai più rara, e di nuovo ritroviamo alcuni sintomi che sono mutuati a tutti gli effetti dai sintomi positivi della schizofrenia, come le allucinazioni. Ritroviamo i disturbi del sonno, ritroviamo pensieri ossessivi rispetto al bambino, la variabilità dei cambi di umore, che invece, come vedete, rimanda alla bipolarità del disturbo maniaco-depressivo, ansia e poi ovviamente pensieri sia suicidali sia di omicidio. Ma ripeto, la frequenza, la prevalenza delle psicosi postpartum sono meno dell'1% rispetto al 100% delle madri. Al contrario, la depressione postpartum vera e propria ha delle classi di sintomi che, come vi ho detto, sono in massima parte condivisibili con la depressione, quindi solitudine, tristezza, mancanza di qualsiasi speranza, il pianto che subentra in maniera improvvisa nel corso delle attività, l'irritabilità, tristezza, umore spesso incontrollabilmente variabile, sensazione di essere sovraccarichi, colpa, come vi ho detto, perché ce lo specifico, del fatto di vivere tutto ciò quando, e ovviamente preoccupazione rispetto alle cure del bambino. Ci tenevo a dire che da alcuni anni è stato sviluppato un questionario, è uno strumento psicometrico di carattere psicologico, c'è anche una sua validazione in lingua italiana che si compila in non più di pochi minuti e che è una misura standard per uno screening sostanzialmente dell'eventuale presenza di depressione postpartum, similmente a strumenti come il Beck Depression Inventory e l'Hamilton Depression Rating Scale, che abbiamo visto essere a tutt'oggi le uniche misure dell'entità del disturbo depressivo. Esiste uno strumento ugualmente valido in tutti i paesi, perché c'è validazione in diversi paesi del mondo, compresa l'Italia stessa, che fa lo stesso tipo di valutazione per quanto riguarda l'entità del disturbo depressivo. Se questi erano i sintomi emozionali, nella prossima, ma vado veloce perché aggiunge poco, i sintomi invece comportamentali, la mancanza di interesse o al contrario l'eccessivo di preoccupazione rispetto al bambino, una scarsa cura del sé, quindi la trascuratezza nei comportamenti di attenzione, di igiene per se stessi, la mancanza di interesse per le attività che tipicamente interessavano la madre prima della gravidanza, ritrazione sociale, isolamento e difficoltà di concentrazione e confusione. Terza classe, oltre a quelle emozionali, oltre a quelle comportamentali, i problemi fisici, affaticamento, pigrizia, problemi di sonno, variazioni di appetito più sul versante anoressico, dolori di testa, dolori polmonari, palpitazioni, iperventilazioni. Incredibilmente, con la stessa cautela con cui più volte vi ho detto prendete con molta grano salis, verrebbe da dire, le neuroimmagini quando sono riferite a disturbi come disturbi depressivi, qui vedete, ma solo come suggestione,
le neuroimmagini relative a pazienti che hanno disturbi depressivi postpartum. Poi con questa gamma di colori, che è, che ne so, verde acqua fino al verde acqua chiaro, i network che presentano variazioni metaboliche associatamente alla depressione maggiore. E lo stesso per i disturbi d'ansia. La figura è un po' complessa perché per ciascuna delle gamme cromatiche il colore più intenso si associa agli incrementi metabolici, il colore più tenue si associa ai decrementi metabolici. Per capirci, limitandoci alla depressione maggiore, qui vedete sostanzialmente i network che presentano un più incrementato livello o un decrementato livello metabolico. È una circuitistica che abbiamo già affrontato precedentemente. E in parte questo è quello per il disturbo d'ansia, ma il disturbo d'ansia generalizzato che probabilmente oggi stesso forse cominceremo a trattare. Quello che vuole veicolare, e lo vedete immediatamente, come buona, ovviamente con la stessa logica, il colore più intenso sono gli incrementi metabolici, il colore più soft i decrementi metabolici. Però apparirà immediatamente evidente come le aree corticali che presentano alterazioni in depressione postpartum tendono a coincidere in massima parte con quelle della depressione maggiore, più qualche cosa di specifico anche del disturbo d'ansia. Fine della storia, però, come al solito, sta roba qua. Causa o effetto? È una fotografia, se mi consentite il termine, dei fattori fisiologici che eventualmente preludono al disturbo, o invece più semplicemente è una fotografia, riperdonatemi il termine, delle conseguenze emozionali che sta vivendo la madre in quel momento? Perché se è vera questa seconda cosa, non è poi così sorprendente che sia coincidente con la depressione maggiore, visto che i sintomi sono praticamente quasi tutti quanti sovrapponibili. Abbiamo una circuitistica neurale che in parte è sovrapponibile perché simili sono i sintomi. Nel caso delle neuroimmagini, dei disturbi psichiatrici, questo è sempre vero, perché ricordate che non sono neuroimmagini dell'individuo, ma sempre dell'individuo in risposta a degli stimoli. Per esempio, in questo caso specifico, non entro nel dettaglio perché qui la cosa è ancora più complicata, però vengono presentati stimoli, infantili e non infantili. Comunque stiamo valutando la reazione, la risposta a un certo tipo di stimoli. Lo stesso vale ovviamente per le misure di depressione. E come al solito, non sappiamo decidere se causa o effetto, è più verosimile che sia effetto, e a quel punto uno viene da dire non è così sorprendente. Se manifestano una costellazione di sintomi che in massima parte è coincidente con gli disturbi depressivi e c'è in più una componente specifica di ansia legata allo specifico delle preoccupazioni per il bambino, non è così strano che coincide con le strutture e con le aree coinvolte, rispettivamente nelle risposte depressive o nelle risposte d'ansia. Niente, questo qui non è altro che un quadro analitico di quali strutture presentano incrementi e decrementi metabolici, ma va un po' al di là dei nostri interessi. Torniamo invece a quello che più ci interessa. Qual è l'approccio terapeutico disponibile per la depressione postpartum? Per certi versi l'armamentario è lo stesso della depressione maggiore, anche se mi permetto di dire, anche se quest'ultima cosa che sto dicendo è una forma di interpretazione, mi sembra che si tenda più frequentemente a privilegiare l'approccio non farmacologico, l'approccio psicoterapeutico rispetto a quello farmacologico. Quale
si potrebbe dire che quasi qualsiasi trattamento va bene. Qui ovviamente scontriamo la differenza culturale. Certi approcci psicoterapeutici sono più diffusi o meno diffusi nella realtà statunitense rispetto a quella italiana, però trovate gruppi di aiuto fra madri che condividono la stessa esperienza, gruppi di supporto o counseling o psicoterapia vera e propria. Ripeto, lo dicevo già prima, l'uso degli antidepressivi ha l'ulteriore problema che viene assunto nell'atto materno e quindi necessariamente una storia farmacologica quasi sempre si associa alla sospensione dell'allattamento e quindi probabilmente con un ulteriore fattore emozionale negativo, l'abbandono dell'allattamento al seno, che si aggiunge ai vissuti di colpa della madre perché per colpa del suo problema ha dovuto smettere di allattare. Quali farmaci? Anche qua, scusate, ma ritroviamo i soliti noti. SSRI, subordinatamente SNRI, e quando ci sono rischi di danni per il bambino e per l'individuo, quindi la variante più caratterizzata da psicosi postpartum, addirittura il trattamento elettroconvulsivo. Di nuovo ritroviamo uno spettro degli stessi trattamenti che abbiamo incontrato per la depressione maggiore. Ovviamente i bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina sono assai meno frequentemente utilizzati rispetto ai bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina. Poi della serie, perdonate l'ennesima espressione, non facciamoci mancare mai niente. L'FDA circa 2 anni fa ha riconosciuto un nuovo farmaco ed è il primo specifico, secondo la loro intenzione, per la depressione postpartum. Non appartiene al ventaglio di farmaci antidepressivi to cure, comunque intesi, ma è sostanzialmente uno steroide, influenza le variazioni ormonali, ma agendo sulla trasmissione GABAergica, rafforzandola. È stato presentato, è stato commercializzato come il primo farmaco specifico per la depressione postpartum. Anche qua valgono le stesse considerazioni. È un farmaco importante. È un farmaco importante per la sua capacità di agire sul meccanismo GABAergico. È un farmaco importante per la sua capacità di alterare a sua volta il bilancio ormonale. E di nuovo, senza eccedere in dettagli, ritroviamo che i dati che sono alla base della sua legittimazione terapeutica sono delicati. Perché sono delicati? Qui vedete, due diversi dosaggi di questo farmaco, il termine brexanolone a 60 o a 90 mg e poi come al solito il placebo. Questo è il livello pre-trattamento, questa è la linea verticale tratteggiata all'inizio del trattamento e queste che seguono poi sono i giorni successivi. Cosa si osserva? Si osserva come al solito che c'è un beneficio nei termini delle misure dell'umore rispetto ai livelli di partenza e che questo beneficio relativo si mantiene grosso modo stabile nei giorni successivi all'assunzione. Però vi sottolineo per l'ennesima volta, cioè il drastico effetto clinico è questo, è l'apprezzabile significativo abbassamento delle valutazioni di umore che poi si mantiene stabile. Ma osserverete che la curva verde che riporta il placebo riporta lo stesso fenomeno. Certo, non di entità paragonabile, perché vedete che comunque il beneficio è relativamente minore, però lo trovate nel placebo tanto quanto nel meccanismo attivo. Anche qui vedete altri studi in cui
il placebo è sempre il verde, a malapena si distingue. Addirittura dopo alcuni giorni è indistinguibile il placebo dalla sostanza. E qui di nuovo, con un certo imbarazzo, vediamo che anche un farmaco come il brexanolone, importante per l'impatto sul bilancio ormonale, importante per quanto riguarda il bilancio sulla trasmissione GABAergica, e che viene presentata come il primo farmaco specifico per la depressione postpartum, è poco più efficace del placebo. Ci ripone, ci ripropone gli stessi problemi più volte incontrati. No, risparmio tutte le conseguenze secondarie dei diversi farmaci che vengono utilizzati nel trattamento della depressione postpartum. Al contrario, seppure, perché il problema qual è, ragazzi? Il problema è che, per certi versi è normale che sia così, mentre c'è un organo come l'FDA che certifica, che introduce e che legittima l'uso dei farmaci, per certi versi non c'è qualcosa di simile per le psicoterapie. Questo non vuol dire che non ci siano ovviamente studi di efficacia sulle psicoterapie, però manca una forma di certificatore, perdonatemi il termine, che faccia la stessa cosa e che anche quantifichi, perché noi poi manchiamo quasi sempre, ma vale anche per la depressione maggiore, di dati ugualmente analitici su quanti sono rispondenti alle psicoterapie. In questo caso specifico, ma non è che lo leggo tutto, leggete di come una psicoterapia, una psicoterapia interpersonale che è, tra virgolette, molto di moda negli Stati Uniti, che ha una capacità di alleviare i sintomi depressivi e di migliorare il funzionamento psicosociale nelle donne trattate. Ovviamente lo fanno anche i farmaci, però, ripeto, lo fa sostanzialmente con la stessa entità, uno studio molto ampio su 120 donne. Che cos'è che non sappiamo? Non sappiamo quasi nulla. Come nella depressione maggiore non riusciamo in quello che vorremmo, cioè stimare anticipatamente chi mi risponderà alle psicoterapie, chi mi risponderà ai farmaci, chi mi risponderà alla terapia elettroconvulsiva. E quindi non sviluppare in qualche modo un trattamento che sia individualizzato, ma individualizzato per me è sinonimo di ottimizzato, in cui si minimizzano i costi e si massimizzano i vantaggi per il paziente. Ovviamente molto di questo è ovviamente affidato sostanzialmente al caso e alle capacità del terapeuta o dello psichiatra a cui tu ti rivolgi. Chiudo, ancora qualche minuto e poi facciamo la pausa e poi cominciamo con i disturbi d'ansia. Nei fatti, tutta questa serie di lezioni sulla depressione, che comunque devono ripercorrere in buona parte quanto è riportato sul cazzo, però cosa ci dicono? Ci dicono, guardate, che i farmaci antidepressivi sono tantissimi, sono tutti agonisti monoaminergici, si sono succedute diverse generazioni, ma comunque non vanno più là di tanto. Qui la forchetta è molto aperta, ma dal 50 all'80%. Però ve l'ho già detto, raramente la maggior parte dei farmaci antidepressivi danno effetti in più di 2/3 dei pazienti. Ma vi ho anche detto, guardate, che la depressione è un contesto in cui ci sono stabilmente effetti placebo. Certo, di entità non paragonabile, come vedete,
la gamma, la forchetta di variazione è molto inferiore. Però ci pongono il problema a parità di tutti i costi associati ai trattamenti farmacologici, non solo di quanti sono senza un trattamento disponibile, ma ci pone anche il problema di quanto questa efficacia terapeutica sia specifica del farmaco. Vi spiego meglio. Questa è una figura che riprende dati dell'FDA stessa o della sperimentazione sui farmaci. Ovviamente in ogni caso c'è il farmaco e il placebo, farmaco e placebo. Quello che vedete cosa è che è ovvio che ci sono vantaggi sempre maggiori nei termini dei rispondenti alla sostanza attiva e ce mancherebbe, perdonate il termine, però vedete sempre con regolarità quanto la condizione di controllo, la condizione di confronto placebo sia stabilmente molto prossima e comunque veda una percentuale cospicua di rispondenti. Questa è la grande media, perdonate, metto sopra sta affare, come si fa sto coso, mannaggia. Qui vedete la grande media dell'efficacia del placebo che la colloca più o meno attorno al 40%. Allora, questo trattamento, quanto c'hanno di specifico e quanto c'hanno di aspecifico? Perché? Perché nel placebo, o meglio, qualsiasi sia il meccanismo del placebo, aspettativa, apprendimento, autorevolezza di chi te lo somministra, quello ce l'ha tale quale il farmaco. Quindi il farmaco sostanzialmente è un surplus che si aggiunge a qualcosa che gli viene dalla specifico meccanismo tutto da definire del placebo. E questo surplus, se lo andiamo a quantificare, è attorno a un addizionale 30%, 35%. Anche qui, vedete, i dati complessivi dell'FDA per quanto riguarda la gran media dell'efficacia farmacologica e del placebo. E anche qua potete commentare tutte e due. Primo, la non grande distanza in termini percentuali rispondenti fra placebo e farmaci attivi. Secondo, quanto sia mediamente poco soddisfacente la gran media dei farmacologici trattati, tutto a specifico, tra le sostanze valutate come antidepressivi dell'FDA. Ci pone un serio problema, ci pone un serio problema che non è solo economico, sarebbe il minore dei problemi, anche se è importante. L'abbiamo visto in tutti i paesi sviluppati, regolarmente gli antidepressivi sono i farmaci in assoluto più utilizzati tra i farmaci attivi sul sistema nervoso. Quindi è un utilizzo massivo. Questo utilizzo massivo vede, grosso modo, e anche questa è una gran media, una percentuale di 2/3 di risposta. Ma di questi 2/3, 1/3 sono, è l'efficacia del placebo. Qui lo vedete chiaramente, sono i rispondenti al placebo. Per cui paradossalmente il placebo spiega, no, questo lo lascio stare, spiega una parte cospicua degli effetti antidepressivi. Vi ho già detto che tutto questo purtroppo non può essere pratica clinica, perché le ragioni di etica impediscono di usare il placebo, impediscono di ingannare il paziente. L'unico modo, e quella che qui è riportata come sostituzione placebo, ve l'ho già detto, quando tu hai un trattamento cronico, mescolare placebo e sostanza attiva, dando la comunicazione trasparente al paziente, guarda, un certo numero di volte tu avrai una sostanza inerte, un certo numero di altre volte avrai il farmaco, ma non saprai mai qual è. Così si è compatibilizzata l'esigenza del placebo, i cui effetti scomparirebbero laddove si sapesse che è placebo, con l'esigenza di essere trasparenti, veritieri nei confronti della comunicazione col paziente.
In realtà io devo necessariamente interrompere perché ho già esagerato per quanto riguarda. No, lo lascio questo, non mi sembra. Quindi, se voi siete d'accordo, intanto facciamo la nostra piccola pausa e poi apriamo un capitolo completamente nuovo, che è quello che riguarda i disturbi d'ansia.